Al Gesuiti di Pescara va in scena una delle sfide più importanti della stagione al femminile del calcio abruzzese. Per il girone regionale di Serie C si affrontano infatti le padrone di casa della femminile Pescara, seconda in classifica all'inseguimento della capolista Palmoli, che ha però una gara in più rispetto all'11 di Mario Di Giovanni, e le frentane del Lanciano femminile, terze incomode con una lunghezza di ritardo sulle pescaresi e desiderose di fare uno sgambetto alle padrone di casa in una gara, inutile negarlo, sentita in maniera particolare dalle atlete in campo e dalle rispettive panchine. La gara, che non annoierà di certo il numeroso pubblico presente sulle gradinate, prende avvio con la squadra ospite che si approccia con più convinzione alla contesa e crea la prima insidia con il destro dal limite di Giuliani, pericolosamente al lato. Trascorrono pochi istanti e le ragazze di Mister Scaglione passano all'incasso con Pica, abile a raccogliere l'imbeccata di Longo, a intrufolarsi tra le maglie difensive avversarie e ad anticipare De Ascentis in uscita per gonfiare il sacco. L'inatteso rovescio non scombussola più di tanto i piani della squadra di casa, che rialza subito la testa e si porta a sua volta in avanti con il tentativo di Fiorenza, che prova un destro al limite di prima intenzione ma non ha fortuna in quanto a mira. Le frentane tornano a farsi sotto al 26esimo con Lombardi, che riceve dalla solita Longo e scarica in porta, trovando la ferma opposizione di De Ascentis, protagonista di un grande intervento in tuffo per ridurre la sfera più miti pretese. Poco prima della mezz'ora le pescaresi provano a sfondare con la mobilissima Danni Balle, che serve l'avanzata Litro, pronta a battere in diagonale ma poco fortunata nell'inquadrare lo specchio della porta. L'appuntamento col pareggio è rimandato di pochi istanti, visto che al 31esimo la compagine del presidente Verrigni va a bersaglio con la Civita, abile a raccogliere un suggerimento dal fondo di Paolini e a distendersi per anticipare Russo e infilare la sfera nell'angolo opposto, con Conti che può solo raccogliere la sfera nel sacco. Sulle ali dell'entusiasmo le pescaresi provano ad insistere con Danni Balle, vero e proprio spauracchio delle difese avversarie, che nell'occasione aggancia il pallone filtrante di Paolini e si invola verso Conti, che riesce a mantenere la calma e ad ipnotizzare l'11 di casa, che tira debolmente e in maniera troppo prevedibile per riuscire a procurare danni irreparabili. Mister Di Giovanni richiama le sue ragazze a una maggiore concentrazione e i risultati potrebbero ben presto arrivare, visto che al 41esimo il signor Di Silvio assegna un penalty ravvisando il fallo in area di Confessore, che intercetta con un braccio lo stacco ravvicinato della solita Danni Balle. Giallo per la calciatrice frentana e soprattutto tiro dagli 11 metri affidato alla Civita, che calcia clamorosamente al lato, evitando il secondo dispiacere alle frentane, che dopo aver scampato un grosso pericolo tornano anzi a condurre alla riapertura dei giochi grazie al beffardo tiro cross di Lombardi, che sorprende De Ascentis scavalcandola e indirizzando la sfera nell'angolo opposto. Sembra l'inizio di una inattesa disfatta per la squadra di casa, che invece rialza la testa e si trasforma letteralmente grazie ad una invidiabile condizione atletica delle ragazze di Mister Di Giovanni, che col passare dei minuti sovrastano fisicamente le avversarie riducendole ai minimi termini, come vedremo. Al 16esimo, per iniziare, cominciano a vedersi i primi segnali di ripresa con Litro che rompe in area avversaria sugli sviluppi di un lungo spiovente della specialista Orlandi e, dopo aver anticipato d'astuzia le avversarie, prova a calciare in porta, ma il bersaglio viene mancato di un soffio. Sono le avvisaglie di una rimonta che diventa sempre più probabile col passare dei minuti. Al 23esimo segnaliamo le proteste pescaresi per un presunto fallo in area di Litterio ai danni di Danni Balle, non sanzionato dal direttore di gara. Il rammarico pescarese è prontamente mitigato dal meritato pareggio, che arriva pochi secondi dopo grazie a Primi, abile a schiacciare in rete sulla linea di porta un pallone d'oro scodellato a centro area dalla solita devastante Danni Balle. Non è finita, perché da questo punto in avanti la difesa frentana si scioglierà come neve al sole e non offrirà più nessun cenno di opposizione alle scatenate giallo-blu di casa, che affondano il colpo al 28esimo, portandosi per la prima volta in vantaggio, anche se in maniera alquanto fortuita, visto che sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina Cicale interviene di testa nel tentativo di arginare la minaccia, ma la sfera non si allontana e anzi va a beffare Conti per la più classica delle autoreti. Passano tre minuti e il poker è servito. Stavolta torna a gioire Primi al termine di un'azione corale che prende avvio da una percussione di Paolini e da una sovrapposizione di Lamattina, che scodella al centro, dove l'attaccante pescarese non si fa pregare per staccare di testa e infilare la sfera ancora nel sacco. Passano pochi secondi e il quinto sigillo è cosa fatta. La spinta propulsiva di Danni Balle è devastante. Il suo suggerimento dal fondo è sventato in tuffo da Conti, che non trattiene. La sfera viene spedita sul palo dalla successiva conclusione di Primi, ma ci pensa l'appostata Litro a ribadire definitivamente nel sacco per l'apoteosi giallo-blu, che deve ancora concludersi.
È la stessa Litro che va al bis personale rendendo il risultato tennistico al minuto 36 quando sradica il pallone dai piedi di Litterio e si invola in porta castigando la malcapitata Conti sul palo opposto. Il secondo tempo da incubo per le frentane si chiude di fatto in pieno recupero quando la stessa Conti commette fallo da ultimo uomo sulla neoentrata di Meo. Inevitabile il rosso per il portiere frentano, il calcio di rigore assegnato alle pescaresi. Litterio va in porta a sostituire la sua compagna ma non può opporsi alla conclusione della stessa di Meo che inchioda il punteggio sul definitivo 7-2. Mario Di Giovanni, il tecnico della femminile Pescara che oggi ha largamente battuto una diretta rivale vera e propria, Lanciano Femminile, che vinceva addirittura 2-1, poi una gara dai due volti, nel primo tempo forse leggermente meglio i frentani e nel secondo tempo c'è stato un loro crollo e voi siete venuti fuori perentoriamente. Beh sì, partita giustamente come dicevi dai due volti, il primo tempo molto sofferto, le ragazze del Pescara sentivano molto questa partita e probabilmente sono entrate in campo un po' contratte, tanto che nei primi minuti abbiamo subito il loro gol, dopodiché l'abbiamo rimessa in carreggiata pareggiando e addirittura abbiamo sbagliato un rigore che ci poteva consentire di stare in vantaggio già dal primo tempo. Il secondo tempo sulla stessa falsariga del primo. Primi 2-3 minuti subiamo il secondo gol e da lì insomma la partita è cambiata. E comunque complimenti alle ragazze del Lanciano che veramente hanno dimostrato di essere un'ottima squadra, un'ottima antagonista. Molte le conoscevo, hanno giocato con me l'anno scorso con l'Ortona, le faccio i miei migliori auguri per il proseguo del campionato e non solo. Complimenti anche alle ragazze nostre del Pescara che hanno dimostrato oggi di avere voglia per vincere tutte quante le partite. Lo hanno fatto anche in maniera eclatante, 7-2 il risultato finale, insomma non lascia scampo a nessuna avversaria e complimenti soprattutto perché hanno dimostrato la voglia di poter competere anche da subito, dall'anno prossimo in categorie superiori. La freschezza atletica potrà essere l'arma in più della vostra squadra in questo finale di stagione? Senz'altro sì, io mi riferisco esplicitamente al nostro preparatore atletico che sta approfondendo una passione enorme, quindi complimenti a Massimiliano De Felice che con la sua passione, con la sua competenza, è un laureato ISEF, un preparatore atletico, ha esperienze anche in ambito dilettantistico ad alto livello, ci sta dando veramente un contributo sotto l'aspetto fisico che consente alla squadra di fare questi exploit nei secondi tempi in particolare. Luciano Verrigna invece è il presidente di questa squadra che è virtualmente prima perché il Palmoli attualmente in testa ha una gara in più, quindi ci sono tutte le premesse per questo rush finale che potrà essere vincente. Certamente, noi abbiamo perso qualcosina perché eravamo in vantaggio, poi abbiamo subito la sconfitta proprio in casa del Palmoli e però siamo ancora in corsa e cercheremo di arrivare al traguardo con soddisfazione, quindi con le vittorie. Giochiamo per vincere tutte le partite. Alla fine del primo tempo si aspettava una reazione così veemente da parte della sua squadra? Alla fine del primo tempo, quando abbiamo perso due occasioni per andare in vantaggio con la nostra capocannoniera, la Martina Danniballe, sola davanti al portiere, poi abbiamo sbagliato il rigore, eravamo già con una netta superiorità fisica in campo, c'eravamo soltanto noi. E dal 2-1 nostro siamo finiti all'1-2 per un gol bellissimo ma molto molto casuale, però la squadra c'era fisicamente, tenacemente con la testa e ben motivata. Guido Scaglione è il tecnico della formazione femminile del Lanciano, oggi un risultato troppo pesante se consideriamo quanto avete fatto nel primo tempo. Beh sì, il risultato è decisamente, decisamente pesante, considerando che fino al 25esimo del secondo tempo stavamo su noi di una rete. Poi due episodi volti a favore del Pescara e la squadra moralmente è andata un po' giù. L'ambiente intorno era caldo, qualche ragazza mentalmente non ancora pronta forse a questo tipo di ambienti e sono stati bravi loro a approfittarne con la loro esperienza. Insomma. Questa sconfitta pregiudica un po' il vostro cammino? Noi lotteremo fino alla fine e giochiamo per vincere tutte le partite da domenica fino alla fine. Non guardiamo le altre, abbiamo la nostra strada davanti, non ci pregiudica niente, ancora non continuiamo a lottare fino alla fine, non ci buttiamo giù sicuramente.